non ho parola. Per me è un gesto fondamentale. Per qualcuno può sembrare una panchina rossa, normale, per me non lo è. Perché purtroppo mia nipote non c'è più, ma non c'è più perché è stata uccisa barbaramente da una persona che ritengono le persone un essere normale. Io questa panchina la dedico sia a mia nipote che a tutte le vittime che purtroppo sono state vittime di persone che pensavano di amare con un amore ossessivo. Una voce rotta dal dolore, una ferita troppo profonda per rimarginarsi, per accettare quanto accaduto in quella maledetta sera del 10 dicembre scorso. La vita di Jenny Cantarero, 27 anni, portata via dai colpi di pistola esplosi dall'ex compagno Sebastiano Spampinato appena fuori dal panificio di Lineri, dove la donna lavorava. La zia di Jenny, Cinzia Cantarero, ha partecipato ieri alla colorazione e all'inaugurazione della panchina rossa dedicata alla nipote dalla terza municipalità Borgo Sanzio e organizzata in collaborazione con la Consulta giovanile della stessa municipalità, un segnale che sottolinea la lotta alla violenza di genere. Grazie alla vostra collaborazione, cercare nelle scuole perlomeno di parlare, di imparare ai bambini a gestirsi, a volersi bene, e perché penso che queste cose nascono dalla famiglia, la famiglia che ci dà l'educazione, la famiglia ci impara al singolo essere umano, l'uomo, di trattare la donna come un fiore e gestirla umanamente. Quindi cerchiamo di parlare, gridiamo, se abbiamo bisogno di aiuto ci sono un sacco di associazioni, io sono iscritta nell'associazione, non mi vergogno, parlo tantissimo, sono sotto cura perché ho bisogno di essere ascoltata e sentita, perché un gesto di questo non deve mai succedere. Grazie a tutti e scusatemi. All'appuntamento tenutosi ieri pomeriggio in piazza Croce Rossa a Vulcania hanno partecipato l'assessore alle pari opportunità del comune di Catania, Barbara Mirabella, e il consigliere della terza municipalità, Diego Strano. Siamo qui perché inauguriamo in un momento importante, che è il giorno prima della festa della donna, una panchina dedicata a una donna straordinaria che ha perso la vita a causa di un atto di violenza, oscena, inspiegabile, orrenda, forse che non è neanche semplice immaginare, non raccontare. E abbiamo voluto fortemente, con il terzo municipio e con i ragazzi della consulta, poter dedicare la panchina rossa, che vedete alle mie spalle, proprio dedicata alle vittime della violenza sulla donna e alla violenza di qualunque genere e colore. Questa panchina per me è indispensabile, perché un giorno potrò stare con mia nipote e raccontarci che Jenny era una persona solare, è una persona dinamica, anche della vita. La cosa che dico, qualsiasi cosa che vi succede, ragazzi, denunciate, se non volete denunciare per paura, parlate con il padre, con la madre, con gli zii, con gli amici. Una cosa che vi chiedo praticamente è di parlare sempre della violenza sulle donne e praticamente di questa materia, di metterla sulle basi anche agli elementari. I bambini devono capire che presenti anche il presidente della terza municipalità Paolo Ferrara, i consiglieri Graziano Bonaccorsi, Santo D'Antonio e Salvo Rapisarda, oltre al rappresentante della consulta giovanile del terzo municipio Giuseppe Pisa. Un piccolo simbolo quest'oggi in piazza Croce Rossa a Vulcania per testimoniare la vicinanza verso un tema importante, e cioè la lotta contro la violenza sulle donne. Abbiamo deciso di colorare una panchina di rosso in collaborazione con la consulta giovanile del comune di Catania per mettere al centro anche l'azione dei giovani e poter dare un segnale importante e forte di collaborazione tra istituzioni e mondo dell'associazionismo giovanile per un tema importante, purtroppo attuale, e che vogliamo sempre più fare presente alla cittadinanza. Per giovanile sia importante essere qua. Finora abbiamo avuto il vicepresidente, gli altri membri, io come delegato della terza circoscrizione, era importante essere qua, fare questo evento che abbiamo voluto fin dal primo momento per cercare di dare un segnale forte contro la violenza di genere e contro il femminicidio. Inoltre dedicare questa panchina a memoria e in perenne ricordo di Jenny Cantarero è un evento importante, è un monito importante per la società. Noi giovani siamo il futuro e dobbiamo cercare per primi di farci portatori di questa volontà di cambiare una mentalità purtroppo radicata che spesso porta a conseguenze nefaste.